Tornati oggi e guardate un po', ritroviamo una situazione molto simile, tanti furgoni parcheggiati qui, bancarelle con cinture che sono imitazioni a buon prezzo e occhiali ovviamente che sono imitazioni a buon prezzo, orologi che sono imitazioni a buon prezzo, ci sono giocattoli per bambini, sarei curioso di capire se magari sono giochi che hanno tutte le cautele per mettere i bambini in condizioni di stare sicuri. Attenzione, vedete, hanno visto noi e stanno cominciando a togliere tutti, si mettono di spalle per non essere riconosciuti, coprono la merce, le riconoscete, queste sono scarpe famosissime, costano un bel po' naturalmente nei negozi e qui vengono vendute a basso prezzo. Questo è un danno enorme per i commercianti che naturalmente pagano le tasse, hanno delle spese enormi e vengono danneggiati da questo enorme mercato della merce contraffatta. Vedete, tutti stanno coprendo, guardate, stanno togliendo le cinture, là tolgono le borse, guardate qua stanno togliendo tutto. Perché sei venuto qua? Perché sei venuto? Ma io posso stare qua? Hanno coperto tutto, anche qui, vedete, è stato tutto coperto, tutto nascosto, in modo tale che noi non possiamo vedere che cosa c'è sotto. Si sapete, assiscia la notizia. Come va? Hanno dato una spinta al nostro cameraman. State calmi. Allora, gli spintoni per favore no, grazie.